definitivamente, spero che Bugo a un certo punto si metta, abbia un minimo di lucidità per dire cazzo, bastardo mi ha fatto perdere un amico, mi ha fatto perdere l'occasione, ma quel sì, bastardo però, è il suo nero. Roger ha parlato di un mobbing che dura almeno da 3 mesi, no? In corso hai parlato di 2 mesi, ancora prima, quindi il corso d'opera, perché a un certo punto non ti sei frenato prima, invece sei dovuto arrivare sul palco dell'arco in questo modo così devastante? Perché non potevo più farlo, cioè io l'ho detto, non voglio, e non potevo, non puoi. Dicevo, non voglio venire ragazzi, non voglio venire, lo schifo, mi stanno massacrando, mi stanno facendo fettine, non ho voglia di portare in scena sto schifo. E invece me l'hanno fatto fare. Abbiamo pochi minuti, penultima domanda, anche lei aspetta un po'. Morgan, era in conferenza. Sì. Scusate, lui ha detto questa frase, ha detto qualcosa che mi ha fatto veramente male, che ha colpito con degli epiteti gravissimi la mia famiglia, la mia moglie e mio figlio. Ma tu sei un padre. Ma quando ho detto la no, l'ha detto in ma no, sai quando insulti qualcuno perché sei incazzato e dici te tua madre? Ho capito. Cioè, e che c'è la mia la tua famiglia? Sì, però tu sei padre di 3 figli, quindi sì, certo. E quindi. Ma sai cosa vuol dire te e tua madre? Vuol dire vaffanculo, punto. Ma non vuol dire tua mamma col nome e cognome perché è lei, è quella. Ma vuol dire, quando dici figlio di puttana, non vuol dire che sì, tua mamma farà direttrice. Cioè, stai dimostrando un'incazzatura. Tu conosci il linguaggio italiano, la parolaccia ha tutto un suo. Ha una sua etimologia, ha una sua problematica linguistica. Per cui, se vuoi dirmi che io offendo la madre di Bugo, il figlio di Bugo, dicendogli figlio di puttana, non sai l'italiano. Prima di scoprire che sono successe altre cose, altri insulti. Perché figlio di puttana è l'espressione di una persona arrabbiata, e la rabbia è un sentimento. La rabbia è un sentimento. Nella canzone poi c'è anche figlio di puttana chiama lo fratello. Ha detto quella cosa perché ma io non so manco chi sia sua madre, che mi interessa. Se hai detto, lui ha detto e ha offeso mia moglie per non ripetere. Ma chi è sua moglie? Lascia perdere, non voleva dire. Ma che ne so io? Voleva dire la parolaccia che avevi detto. Ma che ne so, ma perché la scrive? Vaffanculo da parte, ma no, ma invece ci sono stati anche morti. Ci sono stati anche morti. Cioè, perché forse sono milanese e non sono in grado di dire le parolacce cattive come i romani. Ma poi i romani dicono. Cos'è che dicono i romani? I romani dicono. Noi diciamo sorata. Sorata. Li mortacci tua. Allora, li mortacci tua. Vogliamo parlare di questo? Che vuol dire tu hai offeso il mio bisnonno. Tu hai offeso il mio la mia bisnonna e la sua figlia. Ma ragazzi, Marco, no, andiamo qua. Li mortacci tu! L'hai morso? L'hai morso? È vero che l'altra sera vi siete. No, ma sei veramente forte. Dai. Ma siamo fuori. Ha detto che l'hai morso. Ma perché lui era nel mio piatto a forma di cotoletta? Ma non è vero, ti prego, non è vero. Ragazzi, ma non è vero, ma chi l'ha detto? Chi ha detto che io ho morso uno? No, non lui, l'abbiamo detto. Dobbiamo chiudere, Marco. No, non è vero, no, questo però è fuori di scritto di morso. No. Sì, certo. Si è scritto ovunque, ovunque. Come fai? Adesso però, ragazzi, siamo costretti a chiudere. Grazie. Basta Bugo! Lui ti ha... Basta Bugo! Non l'hai cantato!